il cuore del centro storico di Giurdignano si raccoglie intorno alla chiesa parrocchiale e al palazzo baronale del paese. Un ventaglio di case e palazzi cittadini racchiudono Piazza Municipio, in cui spicca la guglia barocca di San Rocco, eretta nel centro del paese nel 1772 dalla comunità giurdignanese, che così ha voluto onorare il suo santo patrono. Le stradine del centro si diramano intorno alla piazza, luogo in cui confluiscono le arterie viarie principali del paese. La fisionomia dell'architettura urbana di Giurdignano è dominata dalla presenza di caseggiate a un solo piano, ma non mancano importanti esempi di palazzi, frutto del rinnovamento edilizio e della crescita economica del secolo XVIII. La piazza è caratterizzata dalla facciata della parrocchiale, chiesa edificata nel corso del Settecento. Le tre statue che sormontano il portale d'ingresso rappresentano Cristo insieme ai profeti Elia e Mosè, nel contesto della trasfigurazione di Gesù. Essi illustrano l'intitolazione della chiesa matrice giurdignanese. Le nicchie laterali accolgono invece le effigi dei due vescovi dottori della chiesa, Sant'Agostino e Sant'Ambrogio. L'interno dell'edificio si apre su un impianto a croce latina. Evidenti sono gli opulenti stucchi e i vividi pigmenti, che esaltano e impreziosiscono la struttura, cuore della devozione giurdignanese. Pochi minuti dal centro storico è possibile ammirare il caratteristico trappitello del duca, frantoio ipogeo realizzato nel lontano 1518 e attivo sino agli anni 40 del Novecento. All'interno del frantoio sono presenti le attrezzature originali utilizzate in passato per la produzione dell'olio, prezioso prodotto dell'economia feudale salentina. Le nicchie che si diramano sulle pareti un tempo accoglievano le olive, scaricate dai manovali dalle aperture posizionate in alto. Nei caratteristici invasi lapidei, a seconda della provenienza, i frutti venivano conservati e suddivisi prima della spremitura. Visitando il frantoio, sembra di risentire i palpiti di quell'antica struttura. Gli ordini del Nachiro, le voci concitate dei trappitari, i nitriti degli animali e lo stridio della fatica dei torchi al lavoro.